Nella solennità dell'Epifania, l'invito del Papa ad adorare Dio e non i falsi idoli. Francesco all'Angelus ha indicato l'esempio dei magi che hanno saputo distinguere la meta della vita dalle tentazioni. Credere è cercare e incamminarsi. Il vescovo De Vasini nella messa in cattedrale a Chiavari ha definito la fede un viaggio, non un capolinea. Riconosciuta la verità, il ritorno alla propria terra sarà una strada nuova. Infine, per dire no alla costruzione delle barriere fonoassorbenti ferroviarie a Chiavari, stamattina la raccolta firme, a breve l'incarico del comune ad un legale, l'amministrazione comunale ha coinvolto regione e ministero. Semplicità e tradizioni nel presepe della chiesa di San Pietro a Riva Trigoso, a Sestri Levante, un allestimento fatto quasi interamente di materiale di riuso, la carta per fare le montagne ha più di 30 anni. La pace si può, cominciamola noi. Il concerto del coro Jubilate Deo, molto apprezzato a Lavagna, sarà trasmesso questa sera su Telepace. Raccolte offerte per i progetti educativi di Kharkiv. Calcio, si torna a giocare al Comunale a Chiavari. La prima partita del 2023 vede la Virtus Entella in campo con l'Alessandria. Sappiamo cosa dobbiamo fare domani. Le dichiarazioni prepartita di Mr. Volpe. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura torniamo alle celebrazioni della solennità dell'Epifania. La messa, presieduta dal Papa nella Basilica Vaticana, ha visto il Vescovo di Roma indicare i luoghi in cui, come magi, possiamo incontrare il Signore, l'inquietudine delle domande, il rischio del cammino, lo stupore dell'adorazione. Francesco ha messo in guardia dai falsi idoli, esortando ad adorare Dio e non l'io. Sentiamo. L'omelia di Papa Francesco nel giorno in cui si ricorda il cammino dei magi venuti dall'Oriente a Betlemme si apre con lo sguardo proteso verso una stella che sorge, verso Gesù che viene a illuminare tutti i popoli e a rischiarare le notti dell'umanità. Il primo luogo in cui possiamo incontrare il Signore, afferma il Papa, è l'inquietudine delle domande. Nei magi all'inizio c'è questo, l'inquietudine di chi si interroga. Abitati da una struggente nostalgia dell'infinito, essi scrutano il cielo, si lasciano stupire dal fulgore di una stella, rappresentando così la tensione al trascendente che anima il cammino delle civiltà e l'incessante ricerca del nostro cuore. Dopo l'inquietudine delle domande e il rischio del cammino, il Papa indica il terzo luogo in cui incontrare il Signore, lo stupore dell'adorazione. Adoriamo Dio e non il nostro io. Adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, col fascino delle false notizie. Papa Francesco, dopo la messa presieduta nella Basilica di San Pietro nella solennità dell'Epifania, ricorda che i magi sono noti per i doni che hanno fatto, ma innanzitutto ricevono tre doni che riguardano anche noi. Il primo dono, ricorda Francesco, è la chiamata. Il secondo dono che ricevono i magi è il discernimento. Il pontefice sottolinea che non si lasciano ingannare da Erode e sanno distinguere tra la meta del percorso e le tentazioni che trovano sul cammino. I magi, osserva infine il Papa, ci parlano di un terzo dono, la sorpresa. Perché il Signore si incontra così, nell'umiltà, nel silenzio, nell'adorazione, nei piccoli, nei poveri. Il Vescovo De Vasini ha presieduto la messa nella solennità dell'Epifania in cattedrale a Chiavari. Credere, ha spiegato nell'omelia, è cercare, incamminarsi. Il frutto di questa ricerca porta ad adorare, ovvero a riconoscere la verità e tornare alla propria terra per una strada nuova. La fede è un viaggio, non un capolinea. È un messaggio provocante e consolante quello che consegnano i magi nella solennità dell'Epifania. Nelle incertezze e paure che provoca il camminare nella penombra della sera, Dio non nega ad alcuno una stella. Con questa immagine evocativa inizia la riflessione del Vescovo Giampiero De Vasini nella celebrazione eucaristica presieduta in cattedrale a Chiavari. Credere è cercare, è incamminarsi. Una prospettiva, ha spiegato il Vescovo, dinanzi alla quale si possono aprire svariati orizzonti. Scatta allora di solito la ricerca che assume i più disparati volti ed approda
ai più disparati lidi. Ho detto di solito, infatti può anche accadere di non intraprendere alcun cammino, di stare sempre lì, a ruotare attorno al proprio ombelico. La ricerca, ha proseguito il Vescovo, è autentica solo se è sincera apertura del cuore al mistero, come hanno fatto i magi che non ci hanno pensato due volte a lasciare i loro palazzi per seguire la stella, per trovare il bambino, prostrarsi e adorarlo. Adorare, ha spiegato De Vasini, è riconoscere, il riconoscimento della presenza di Dio e insieme la riconoscenza per i suoi doni. Credere dunque è cercare, incamminarsi, adorare e infine cambiare strada come hanno fatto i magi. Chi incontra il Dio bambino e lo riconosce come la verità e la salvezza della propria vita, allora torna sì alla propria terra e al proprio quotidiano, ma portando ormai con sé un cielo nuovo e una terra nuova. Veniamo ora alla cronaca. Per rispettare i parametri europei sull'inquinamento acustico, Ferrovie dello Stato realizzerà barriere fonoassorbenti lungo la tratta Genova-Pisa. Nel tratto che attraversa Chiavari, i pannelli avrebbero un'altezza variabile dai 2,5 m sino ai 7,80 m. Di conseguenza la città sarebbe attraversata da una barriera in alcuni punti molto alta e la città, amministrazione comunale compresa, sta rispondendo in maniera decisa con un no. Sentiamo. Chiavaresi, residenti lungo la ferrovia, ma anche persone che abitano in altre zone della città e anche qualche proprietario di seconde case, tutti in fila questa mattina in via Martiri della Liberazione a Chiavari per sottoscrivere, documento alla mano, la raccolta firme per dire no alla costruzione di barriere fonoassorbenti ferroviarie. Basta che guardiate i fotomontaggi, parlano da soli, non credo di dover aggiungere niente, si parla anche di 7 metri di barriere fonoassorbenti, quindi per Chiavari diventa un disastro, credo che sia evidente. Mi sembra un qualcosa che non va sicuramente a migliorare, anzi va a deturpare quella che è la nostra bella Chiavari. E i vantaggi? Li chiedo a lei, faccio io a lei la domanda, quali sarebbero i vantaggi? Il fatto di non saperlo prima è una cosa che dà dei dubbi, meraviglia sicuramente. Sta circolando da un tempo limitatissimo, è una cosa che è strana, perché una cosa del genere mi meraviglia che le autorità preposte non lo sappiano o non lo sapessero o non ne abbiano informato la cittadinanza. Io adesso firmo, però mi voglio documentare perché mi sembra che il progetto sia già in fase attuativa e quindi vuol dire che come mai è già in fase attuativa. La procedura è stata interna a Ferrovie dello Stato, spiega il sindaco Federico Messuti, che ha coinvolto Regione Liguria. Anche i vertici, spiega, non erano a conoscenza del progetto e che ha fissato un appuntamento con il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. La giunta darà incarico ad un legale di seguire la pratica raggruppando le osservazioni del comune e dei privati perché, spiega il sindaco, l'opera è invasiva dal punto di vista strutturale. Alcuni plinti scaverebbero nel terreno fino a 9 metri di profondità e sarebbero necessari espropri e interventi sulle abitazioni. Esistono ormai tecnologie alternative, ma soprattutto l'opera avrebbe conseguenze visive in più ampia analisi di natura turistica. E questa è un'altra bestialità che contribuirà a ridicolizzare, quando non di peggio, la città. È una cesura ulteriore tra due parti di città, è molto grave. Sono vissuta a Genova tanti anni dove non si vedeva il mare e ho sofferto molto. Poi le colombiane hanno aperto il mare e la città finalmente ha avuto il suo mare, e quindi qui bisognerebbe lavorare per avere il mare, non per chiudersi al mare. E ora uno sguardo alla situazione meteorologica. Il tempo perturbato che ha caratterizzato tutte le festività natalizie non lascerà la Liguria e anche per questo ultimo fine settimana di vacanza è in arrivo una nuova perturbazione che porterà un'allerta meteo di colore giallo, è stato diramato proprio in queste ore dall'ARPAL della Regione Liguria. Scatterà alle 16 di domani, domenica 8 gennaio, e terminerà alla mezzanotte. Nella mattinata di domani ulteriori valutazioni potranno anche far proseguire l'allerta anche nella giornata di lunedì, preceduta da correnti umide meridionali che già oggi stanno portando nubi compatte e piogge deboli sul centro levante della regione. Una perturbazione attesa nella giornata di domenica. Fin dal mattino avremo precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio un po' su tutta la regione con intensità tra debole e moderata, ma se nel pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi a ponente, le piogge continueranno per tutta la giornata sul centro della
della regione sul Levante, dove saranno persistenti e dove non si escludono isolati episodi di forte intensità. Sui corsi d'acqua maggiori, proprio il persistere delle piogge unito alle condizioni del bagnamento del terreno prossime alla saturazione potrà provocare innalzamenti anche significativi dei bacini grandi per i quali non si escludono locali allagamenti. Da segnalare anche l'aumento dei venti meridionali, in particolare dai capi di Ponente e sul Levante. E già in queste ore si registrano alcune frane. A Recco, parliamo di una frana che si è verificata a Torriglia. A Torriglia è aperta solo per i mezzi di soccorso la strada di Montoggio, dove si è staccata una frana nella frazione di Laccio. Si tratta di una strada comunale, 6 persone sono isolate nella frazione di Frevada. Il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, segnala la necessità di un intervento sul versante per liberare i massi pericolanti e sistemare poi una rete di protezione. Vediamo alcune foto. A Recco la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per costruire la nuova strada di accesso al cimitero di Polanesi. Il tracciato ricalcherà quello di salita al Campetto e di salita a Costa Lunga, i percorsi pedonali che oggi sono l'unica possibilità di accesso al cimitero comunale della frazione. Il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo sottolineano che gli abitanti attendono questa strada da molto tempo. Oltre alla strada è prevista la realizzazione di un parcheggio per la sosta temporanea e la manovra dei veicoli. L'investimento è di 280.000 euro, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. I lavori verranno realizzati nel corso del 2023. Apriamo ora la nostra consueta parentesi dedicata ai presepi allestiti nelle parrocchie della diocesi e quest'oggi andiamo nella chiesa di San Pietro a Riva Trigoso a Sestri Levante. C'è tempo sino alla fine del mese per poter ammirare la natività allestita all'interno della chiesa. Noi siamo andate a vederla. Un presepe molto elementare ma di immediato impatto alla vista. Quello della chiesa di San Pietro di Riva a Sestri Levante è un allestimento fortemente attaccato alla tradizione. La Natività è il soggetto principale della composizione, messo in risalto dalla posizione e dalla scelta delle luci. Il resto è tutto quanto leggero, un po' in sottofondo, ma la Natività. Non c'è niente di personalizzazione per nessuno, e l'importante è lui che è nato. Il presepe è fatto quasi interamente con materiali di recupero. La base e la struttura sono fatte in legno. Le statuine sono utilizzate da una quindicina di anni e ne hanno almeno il doppio di età. È carta che ha acquistato negli anni 80 Don Antonio Pessagno, mi piace ricordarlo. Come avete fatto a far durare la carta per così tanto tempo? Bisogna metterla e toglierla con grande cura e conservarla piegata in modo tale che non possa essere danneggiata da umidità. Gianfranco Mazzucato, che si occupa in prima persona del presepe, ci racconta anche come ha fatto il fuoco. Sotto c'è un vecchio ventilatore di un computer degli anni 80-90 con un adattamento che fa a questo ventilatore soffia l'aria e della carta di recupero sembra che sia fiamma. Poi c'è una lampadina rossastra dentro e sembra che sia fuoco. Questa sera alle 21 su Telepace 1 al canale 12 trasmetteremo il concerto La pace si può, cominciamola noi, che il coro Giubilate Deo ha tenuto a Lavagna nella Basilica di Santo Stefano in collaborazione con le parrocchie cittadine e con il patrocinio del comune. In chiesa c'erano moltissime persone che hanno contribuito con generosità alla raccolta fondi a sostegno di AVSI, l'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale. Il ricavato delle offerte sarà devoluto a sostegno del progetto per la ripresa delle attività educative con distribuzione di materiali didattici e la costruzione di ambienti sicuri e protetti per 500 ragazzi e ragazze di Poltava, Sumi e Kharkiv in Ucraina. Il coro Giubilate Deo ha proposto un repertorio di brani tradizionali natalizi. Il concerto è stato arricchito dalla partecipazione altamente apprezzata di Daniele Beltrami al violoncello, Mauro Luciani al violino, Anna Sorrento al pianoforte e della soprano Barbara Maiulli. Ha offerto la propria preziosa testimonianza il coro ucraino con l'esecuzione di un canto tradizionale. L'appuntamento dunque questa sera alle 21 su Telepace 1.
Ora scogliamo insieme i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi tutte le altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. La prima pagina di Avvenire, senza tregua, il titolo che troviamo riferito all'Ucraina: bombardamenti, scontri, accuse reciproche, non inizia il cessate il fuoco di Natale, la storia di Oleksandr, sacerdote cattolico arrestato ed espulso per aver detto no ai russi. A centropagina la fotonotizia: Londra è morto a 58 anni per un tumore, addio a Vialli, piccolo grande lord del calcio. E poi l'epifania: Francesca, adoriamo Dio, non l'io, non falsi idoli o notizie. La notizia che troviamo a centropagina riguarda i migranti: naufragio mortale al largo di Lampedusa, già 3 vittime, si rovescia un barchino, un uomo, una donna e un bambino annegati. Dalle pagine interne, 3 sottolineature decisive di un papato: Benedetto e Francesco, 2 papi, unica via dell'evangelizzazione. E ancora l'approfondimento: libertà, amore nella verità, i sì che custodiscono l'umano. E poi sempre da Avvenire, nelle pagine interne, a Roma il Papa riforma il vicariato, pubblicata la Costituzione Apostolica in Ecclesiarum Communione, che vuole riorganizzare la curia della sua diocesi, prevista maggiore collegialità e sinodalità tra vicariato e ausiliari. La prima pagina del Secolo XIX, dedicata alla scomparsa di Gianluca Vialli: Vialli per sempre, addio ad uno dei campioni più amati del calcio, ha vinto con Sampdoria, Juventus e Chelsea. La sua battaglia contro la malattia ha commosso l'Italia. Il Secolo XIX dedica 10 pagine al ricordo di questo campione che viene legato alla città di Genova attraverso i successi conquistati con la Sampdoria. Dalle pagine del Levante, Epifania: il turismo è ritornato a sorridere, ma il meteo sfavorevole ci ha frenato, tanti ospiti, la Riviera sa essere attrattiva anche d'inverno, è la prova che destagionalizzare si può. E sempre dal Secolo XIX, la comunità ucraina in festa, la speranza ci sostiene. Ieri nella chiesa di San Bernardino a Chiavari si è svolta la grande benedizione dell'acqua. Per le pagine sportive, Lentella cerca il primo botto del 2023, obiettivo vittoria contro l'Alessandria. Domani riparte la corsa verso la B. Volpe vuole riconquistare il comunale, ma non sottovaluta i grigi. Andiamo ora in redazione per le ultime notizie. Per noi oggi Emanuela Castello. Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti, un'ampia pagina di cronaca. Intanto la conferma di un fermo di polizia giudiziaria a cui sono stati sottoposti un 38enne e un 20enne, padre e figlio, a seguito di una rapina commessa a Chiavari domenica scorsa. La polizia di Stato è intervenuta su segnalazione degli amici di due ragazze che appunto domenica scorsa alle 4 del mattino in via Piacenza, dentro un distributore self-service, sono state avvicinate da due uomini di 38 e 20 anni che prima hanno chiesto loro di poter prelevare qualcosa e di fronte al no delle due ragazze hanno estratto una pistola, pistola che è stata puntata prima alla testa e poi alla vita delle due ragazze. I due quindi hanno intimato loro di consegnare soldi e cellulari e si sono allontanati. Le ragazze sono state raggiunte dagli amici che hanno chiamato il numero di emergenza. I poliziotti, una volta calmate le due giovani che erano ancora in stato di shock, hanno raccolto elementi sufficienti a poter individuare i due che hanno precedenti di polizia alle spalle e li hanno rintracciati. Dunque, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sia quelle del comune che quelle del distributore. I due erano a casa della madre del ragazzo, sono stati accompagnati in carcere a Marassi in quanto gravemente indiziati appunto del reato di rapina. Il fermo di polizia giudiziaria è stato poi successivamente convalidato, come detto. E ieri pomeriggio, sempre a Chiavari, la polizia di Stato è intervenuta in Corso Dante, dove un trentenne è stato arrestato per lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Aveva colpito un passante con un pugno al volto, apparentemente senza un motivo. Alcune persone hanno indicato ai poliziotti sopraggiunti sul posto l'autore del gesto, che si stava allontanando. Una volta raggiunto, il trentenne ha cercato di divincolarsi, ha colpito due agenti di polizia alla gamba e al polso, poi è stato fermato anche grazie all'aiuto di una pattuglia della polizia locale. La persona colpita con il pugno presentava un'ecchimosi alla parte sinistra del volto e ha dichiarato di non conoscere i motivi della violenza subita.
Dalla redazione tutto, linea allo studio. Grazie, noi ora parliamo di sport, di calcio segnatamente per la Lega Pro. La Virtus Entella torna in campo al Comunale per la prima partita del 2023 che si disputerà domani pomeriggio alle 14.30 con l'Alessandria. I biglietti d'accesso possono essere acquistati online sul sito ufficiale, all'Entella Point, alle ricevitorie ETES autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno dello stesso della partita. Sentiamo le dichiarazioni prepartite di Mister Volpe. Mister, si ricomincia, prima partita del nuovo anno con i buoni propositi di cercare di alzare ulteriormente il livello soprattutto in casa, in quest'ottica domani ci sarà una partita molto importante. Sì, c'è voglia di ripartire, c'è voglia di giocare, domani sicuramente è la prima di 19 finali, il nostro obiettivo ovviamente è di accorciare con le squadre che ci precedono. Quello che ho visto questa settimana mi lascia molto fiducioso perché ho visto la squadra si è allenata molto bene, c'è la testa giusta, l'atteggiamento giusto, quindi domani mi aspetto una partita importante. Senza andare troppo in là, però sarà un mese di gennaio molto importante, 6 partite, 4 in casa. Ha fatto bene questa sosta per ricaricare anche sotto l'aspetto mentale, oltre che fisico, recuperare qualche giocatore? Questo penso che sia uguale per tutti, nel senso che comunque abbiamo giocato tanto, la squadra ha bisogno di rifiatare, di recuperare energie fisiche e soprattutto mentali. Ci aspetta un mese molto impegnativo perché avremo tante partite, quindi l'obiettivo sarà quello di recuperare al massimo l'intera rosa ed avere più giocatori a disposizione. Come te l'aspetti la sfida con Alessandria? Abbiamo massimo rispetto per Alessandria, ma aspetto una partita difficile dove ci vorrà pazienza, però noi ci siamo preparati molto bene, quindi sappiamo quello che dobbiamo fare domani. Chiedo un'ultima cosa, si gioca ovviamente il mese di gennaio col mercato aperto, già un giocatore è arrivato, sia Tunis, che caratteristiche ha, cosa può portare a questo gruppo? Un giocatore che si aggiunge alla nostra rosa, un giovane importante che abbiamo voluto, sicuramente aggiunge freschezza, aggiunge fisicità, sicuramente se è stato preso perché può darci una mano. Ora vediamo quali sono gli appuntamenti nell'agenda di Telepace. Vediamo adesso gli appuntamenti per sabato 7 gennaio. Alimenta la solidarietà con questo slogan, il centro d'ascolto vicariale e la dispensa di Recco invita a contribuire alla raccolta alimentare a favore dei bisognosi. I volontari saranno in piazza Nicoloso dalle 9 alle 18. Magia al castello dalle 10 alle 17 a Castel Dragone di Camogli. Tour magico per grandi e piccine e giochi di prestigio a cura dei maghi del club Lanterna Magica di Genova. La Befana viene di notte per scambiare le carte doppie. È l'iniziativa in programma al campo di calcio dell'Agricola Chiavari a partire dalle 15. Nella tensostruttura sarà possibile fare cambio di carte figurine e bere cioccolata calda. Il Silenzio delle Viole di Daniela Boggiano, il 48esimo volume inserito nella collana dei Ciottoli di Trigoso a Sesti Levante. La presentazione sarà alle 15.30 nella chiesa di Santa Sabina e sarà presentato da Marzia Dentone. Concerto di musiche natalizie con strumenti a fiato nella chiesa di San Nicolò a Codeglia Ligure. Alle 15.30 si esibirà il Santemo Gruppo di Santa Margherita Ligure. Seguirà Brindisi Augurale. Alle 21 nella chiesa di San Pietro in via Untoria a Savona si svolgerà la 42esima rassegna dei cori. Partecipano la Corale Alpina Savonese e il Coro Fiaschi di Zuclo Borgo Lares di Trento. Siamo così giunti al termine di questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione su Telepace torna questa sera alle 19.15, alle 20.20 e alle 22.45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.